Carissimi amici della Prodotomia, buona domenica. Allora, prima di iniziare, mi è d'obbligo veramente precisare, sfogarmi, non so come dirlo. Allora, c'è un signore che fa video su YouTube che continua imperterrito a buttare sterco sul lavoro degli altri. Ora, io non è che mi vada a guardare i video di persone inesperte che a me non danno nessun tipo di soddisfazione, nemmeno di informazioni. Però mi sono segnalato l'ennesima critica, ma anche abbastanza violenta, cioè violenta al modo di dire, attenzione, stiamo sempre parlando di, però in maniera così maleducata, secondo me, nel mio modo di vedere, che poi sono andato a vedere, sul fatto che io avevo definito il rasoio stiletto. I segni di lavorazione del rasoio stiletto venduto, ripeto, a 159 euro, okay? Che sono poi questi segni di lavorazione, ecco. Il dramma, okay? Come una bestemmia, ah, non si può così. Allora, intanto ricordo a questa persona che secondo me non bisognerebbe cadere nel pare che si chiama Dunning-Kruger, cioè quella che meno ne sai più pensi di saperne, no? Allora, ci sono fior di marche che fanno i rasoi machined, si chiamano machined, se non sono, non sono in inglese, che sono per i rasoi proprio fatti con, senza l'lucidatura, quindi non polished. Quindi grandi marchi, grandi, diventati famosi, caro amico mio, fanno queste cose e prendono non solo le persone che vogliono spendere un po' di meno, ma anche le persone come me che sono affascinate ai segni di lavorazione. Quindi, invece di dire stupidaggini, perché questa qua è una stupidaggine, di dire che ah, ma come? Andatevi a vedere i prezzi dei rasoi machined di certe marche con materiali anche meno nobili e andate a fare un confronto e fatevi un esame di coscienza. Perché, ripeto, qui marchette non se ne fanno. Cioè, anche questo continuare ad alludere al fatto che ah, ti sei stato regalato. No, ragazzo mio, non mi è stato regalato. Questo rasoio qua mi è stato regalato, certamente sì, solo perché io ho contribuito in piccola parte alla sua progettazione, cosa che a te non chiederanno mai perché non ne capisci probabilmente quanto me, ok? Che sono 20 anni che nel 2021 che uso i rasoi di sicurezza e quindi forse qualcosina in più di te ne so, ok? Quindi perfetto. Dopodiché, marchette non ne faccio perché posso produrre tutte le fatture, gli scontrini, quello che è, delle cose che compro da Goodfellas, da Extra Cosmesi, da qualunque altra parte. Quindi non ci sono marchette qui, ok? Magari da un'altra parte sì, ma qua no. Quindi prima di dire certe cose bisognerebbe sciacquarsi la bocca con l'aceto, ok? Chiusa la parentesi, ripeto a me, che uno che ha anche pochi follower, tra l'altro, per me è uno, come dire, è un puntino in questo mondo, ormai diventato pazzo dello YouTube, della rasatura, interessa poco, però a un certo punto bisogna anche mettere i puntini sulle i. Quindi, come tu hai detto, stai nel tuo cantuccio ed evita di commentare quello che fanno gli altri. Grazie. Andiamo avanti. Allora, oggi è una rasatura mirabolante. Perché? Perché? Per due motivi. Primo perché è mirabolante il fatto che Don Arcinielo riproponga un'edizione limitata con un'altra edizione limitata aggiornata. Ora, questo era lo storico Kraken di 5 anni fa, che era stato fatto per il gruppo The Gentleman's Club. Eccolo qua, che Donato ha riproposto in versione aggiornata, in formula aggiornata, con aggiunta anche di ingredienti particolari, il nuovo Kraken 2021 Pirates Union, vedete, per i pirati, il gruppo dei pirati di cui io mi vanto di fare parte. C'è anche dello yogurt qua dentro, ci sono degli ingredienti nuovi, insomma. Io non sono un esperto come tanti altri, come evidentemente, perché no, di chimica, però mi dicono che appunto ci sono ingredienti nuovi che rendono la formula ancora più efficace di quella normale, in particolare lo yogurt. In particolare lo yogurt. Andiamo a provare quindi questo rasoio, ma perché mirabolante? Perché abbiamo anche una vera chicca. Abbiamo un rasoio Mirabilia italiano,
del ventennio, sono del ventennio, che è una storia particolare perché, voi, come sapete, nel ventennio vigeva l'autarchia. Quindi l'Italia voleva che tutto fosse prodotto in Italia, in poche parole. E lo stesso Mussolini, in un foglio, in un suo diario, se non erro, lamenta il fatto che la sua barba si poteva fare solo con una lama Gillette, che è ovviamente americana, quindi non era italiana, insomma. E il regime promuove, questo, la nascita della fabbrica Mirabilia, che mi sembra che fosse anche qua in Piemonte, vicino nell'Acquese, nell'Alessandrina, insomma. Questo rasoio, vedete che è in condizioni perfette, come se nuovo, veniva regalato, è un rasoio non di grandissimo valore a livello di materiali, è un rasoio di ottone nichelato, no? Tra l'altro raro perché è un closed comb, loro lo facevano sia closed che open comb. Vedete qua la scritta Mirabilia e vedete che è un classico tre pezzi che ho trovato da un venditore e che ho fatto rinichelare, quindi è come nuovo, è come fosse uscito ieri dalla fabbrica Mirabilia, che tra l'altro produceva la famosa lama Italia, che io non ho il coraggio di, la vendono su eBay, però io non ho il coraggio di, onestamente, di radermi con una lama di 90 anni fa, perché va a sapere, un po' di ruggine, cioè. Eccolo qua, rinichelato, quindi come nuovo, dall'amico Sergio Binetti, che ringrazio, veramente ha fatto un lavoro professionale, non, lui fa questi lavori qua, restaura rasoi, alcuni li migliora addirittura, li aggiorna, cosa. Io filosoficamente sono per un stato conservativo, questo è conservativo, cioè qui il rasoio è esattamente come era uscito dalla fabbrica 90 anni fa, più o meno, quindi che però tutti quanti, e confermo, dicono che sia una falce, una falce. E infatti lo armo con una Treat Carbon sperando di non fare danni. Se li faccio, pazienza, sopporterete il mio sangue. L'ho sopportato 3 volte e lo sopporterete di nuovo. Così almeno qualcuno sarà ben contento di criticare, no? Il fatto che è ovvio che se uno ha tanti rasoi e non è che hai tempo di provarli per trovare l'angolo giusto di rasatura, tutto quanto, quindi può capitare l'errore di angolo e ti fai un hard point. Questo è, no, il discorso, quindi non è questione di. E vedete che si montano le lame da sopra. Vedete che i due prigionieri non sono nel pettine, nel copriramento, scusate, ma sono nel pettine. Eccolo qua. Quindi chiudiamo la nostra Mirabilia. Eccolo qua. Con la sua lama nera, stato in tema con il periodo in cui è stato prodotto, e speriamo di non farci troppo male. Allora, sperando di non dare fastidio a nessuno, iniziamo a raderci e iniziamo con tutte le accortezze del caso. Intanto qua mi sono cadute le trite, guardate che roba, no, via. Quindi, pennello, io direi, visto che si parla di extra, il sintetico di extra, italiano, che qua, rasura italiana, rasura autarchica. E, a parte le trit, sono pakistane, bagno il viso, ma noi facciamo finta che siano italiane. E andiamo a prelevare la nostra dose di Kraken, nuova versione. Ozonico, leggermente agrumato, profumo più agrumato, eh? E andiamo a prelevare. La giusta dose. Un po' d'acqua. Aiutano nel prelevamento.
vedete subito che la quantità è notevole. Ovviamente il Kraken di 5 anni fa verrà musealizzato, perché a questo punto diventa ancora più significativo. Direi che basta, chiudiamo il sapore. Allora, un po' d'acqua e via. Iniziamo. Morbido, eh? Le note si sentono tutte, questo misto tra ozonico, diciamo marino e agrumato. Io sento questo. Bene, viso pronto. E adesso torniamo negli anni 20-30 con i Mirabilia. Pungicchia, eh. Apriamo l'angolo di rasatura perché secondo me questo è un po' il motivo per cui questo closed comb è considerato molto aggressivo. Vedete l'angolo di rasatura che è particolare. Per ora ha pungicchiato, ma diciamo che non ha morso, ma ho trovato forse un angolo di rasatura, perché poi lì è una questione di quanto ti viene utilizzato il rasoio, no? Se uno ne usa tanti. C'è gente che dice, ah, ma l'R41 io lo uso tutti i giorni. E beh, allora è chiaro che lo devi usare, perché hai imparato tutti i segreti. Un strumento molto efficace anche con la metrite, carbon. Ecco il pelo, fatto. Oh, ha tolto tutto, eh? 3 giorni di barba. Via. Però facciamo anche un contrappelo, lo dico. Rischiandoci le guance.
esplode il montaggio. E lo yogurt ammorbidisce proprio, no? Almeno io penso che sia quello. È morbido. Una crema. Addirittura questa persona ha incitato a disiscriversi al mio canale e a questi e anche ad altri tipo, credo, immagino, alludesse a quelli in canali seri, Dario Lazzarini, Andrea Tarenzi. Però i numeri dicono altre cose, amico mio. Comunque, il mio messaggio è: tu continua così, non c'è nessun problema, basta solo che sei nel tuo cantuccio e non vieni a casa mia. E non vieni a casa mia. Io non critico te. Tu puoi dire che questo sapone è buono, questo è cattivo, questo. E sono cose che io neanche guardo, perché a me non interessa quello che dici. Però quando mi vengono a dire, guarda che ti stanno criticando in maniera pesante, non mi fai un po' incazzare lì, veramente, perché non è corretto. Dai, lo capisci anche tu. Ce la fai fin lì, no? Allora, poi la cosa che dico sempre è questa, una cosa divertente è che in qualsiasi cosa al mondo, no? Che uno impara l'inglese, la meccanica, come fare le unghie, qualsiasi cosa che uno impara, come gonfiare una gomma di un'auto, no? La scuola guida. Gli esperti insegnano ai neofiti. No? Nello sport. Invece qui, nel mondo della rasatura, sono i neofiti che vogliono insegnare agli esperti, no? Tutti i neofiti. Guardate, se sei un neofita, perché apri un canale? Cioè, voglio dire, cosa hai da dire a uno che sono 20 anni che si fa la barba così, o un Tarenzi che sono magari 30 anni? Cosa hai da insegnare? È come se io andassi da, visto che cucino benino, andassi da, cavolo ne so, da Cracco, insegnargli a fare il canale per insegnargli a fare le uova. Non penso di. Sì, magari lui dice, l'uovo lo fai bene, ma fammi il piatto dello chef. Nella rasatura no. Si impara dai neofiti, capite? Ecco, vedete, non mi sono tagliato per ora, tocchiamo ferro, perché ho intuito al secondo utilizzo l'angolo di rasatura, che è fondamentale nei rasoi. In questo caso, vedete, è un angolo molto molto aperto. Ecco fatto. Un bello risciacquo, un bel risciacquo, scusate, un bello risciacquo, non me ne parlo come.
e una bella asciugata tamponata. Vedete che il risultato è ottimo. Quindi vi confermo le voci, perché è un rasoio molto raro, tra l'altro, da trovare. Ovviamente un po' di astringente, tonificante, lubrificante, antigelo, che poi fa freddo a Torino. Vi confermo quindi la leggenda, diceria, perché poi pochi l'avevano provato, che il Closet Comb è molto 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 efficace, anche un po' di più. Allora, Mirabilia, Rasoio Italia, Lama Italia, però in questo caso non arriva Lama Italia, arriva una Treat. Con le Treat, combinazione assolutamente efficace, a condizione che si rispetti l'angolo di rasatura molto molto molto, cioè poi c'è chi anche per esempio l'R41 è più ampio, largo, cioè, non radatevi così perché vi fate male, radatevi se avete la fortuna di trovare questo rasoio con questo angolo di rasatura che è quello perfetto. Il Treat Carbon è una lametta leggera ma efficace, leggera nel senso che non è abrasiva ma efficace. Pennello sintetico medium Hexacosmesi, ha una setola molto molto valida, io intanto lo uso, fa concorrenza assolutamente ai vari Omega, non ha niente da invidiare agli altri, bello il tricolore, insomma, niente da dire di più di quello che mi hanno detto le altre volte, guarda che bel ciuffo, ottimo, ottimo pennello sintetico per chi ama il sintetico. Andiamo con Aftershave di toilette, come vedete è il nuovo formato. Anche qua, quando gli oli essenziali non vengono, tra virgolette, mischiati precedentemente, ma vanno mischiati così, non è segno di scarsa qualità, ma al contrario. Perché gli altri, gli oli essenziali, magari, in alcuni casi, non tutti chiaramente, non sono neanche un decimo di quelli di queste produzioni del Don. Quindi, anche lì, l'ho pagato, eh? L'ho pagato, attenzione, non è una marchetta. Quindi, la qualità è questa. Ovviamente ho esagerato perché ecco qui spicca, spicca la nota agrumata. Qui sì. Quindi, per concludere, Kraken, edizione limitata, Piraz Union 2019, 2021, 2019, 2021, grande upgrade dell'edizione limitata 2015, chiaramente uno dei capolavori di Hexacosmesi, riproposto perché probabilmente non si poteva riproporre, io mi auguro che, ma mi auguro sempre a questo, sbaglio. Ricordano tutte le volte che tutte queste cose qua diventino di serie, ma ovviamente sono pie illusioni. Ed è anche giusto così, voglio dire, è anche giusto che ci siano pezzi unici e avere la fortuna di riuscire ad accaparrarseli. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, saluto anche i miei simpatici detrattori. Studiate, avete tempo, avrete gli anni davanti per poter imparare bene le cose. Prima di dire che uno fa marchette, sciacquatevi la bocca con l'aceto, state nel vostro cantuccio, perché a me io non vengo a rompere le scatole a nessuno, non critico nessuno perché, nel senso che se non sono provocato,
però veramente a un certo punto il troppo stroppia. Io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro buona domenica e buona barba a tutti.